Nell'edizione di 1984 che ho nelle mie mani, siamo nella parte terza del romanzo, nel capitolo secondo. Poi credo che questa l'edizione Mondadori sia la più diffusa in Italia. Poi non so se la numerazione dei capitoli sia magari diversa in altre edizioni che sono uscite, ma probabilmente molti di voi avranno a casa proprio questa. Tu sei qui perché non sei stato capace di essere umile, di disciplinare te stesso. Non hai voluto compiere quell'atto di sottomissione che è il prezzo della sanità mentale. Hai preferito essere un pazzo, fare parte per te stesso. Solo una mente disciplinata può davvero discernere la realtà, Winston. Tu pensi che la realtà sia qualcosa di oggettivo, di esterno, qualcosa che abbia un'esistenza autonoma. Credi anche che la natura della realtà sia di per sé stessa evidente. Quando inganni te stesso e pensi di vedere qualcosa che tu presumi che tutti gli altri vedano, quello stesso che vedi tu, ti inganni. Ma io ti dico, Winston, che la realtà non è qualcosa di esterno, la realtà esiste solo nella mente, in nessun altro luogo, non nella mente individuale, che è soggetta a errare ed è comunque peritura, ma bensì in quella del partito, che è collettiva e immortale. La verità è solo quello che il partito ritiene vero. Non è possibile discernere la realtà se non attraverso gli occhi del partito. È questo che devi imparare da capo, Winston. E per ottenere un simile scopo è necessario un atto di autoannientamento, uno sforzo della volontà. Per diventare sano di mente, devi umiliare te stesso. Tacque per qualche momento, come per dare a Winston il tempo di afferrare fino in fondo quanto aveva detto. Ricordi, riprese a dire, di aver scritto nel tuo diario: la libertà è la libertà di dire che 2 più 2 fa 4. Sì, rispose Winston. O'Brien gli voltò le spalle, quindi sollevò la mano sinistra, tenendo il pollice nascosto e le quattro dita tese. Quante sono le dita che tengo alzate, Winston? Quattro. E se il partito dice che le dita non sono quattro, ma cinque, quante sono? Quattro. La parola terminò in un rantolo di dolore. L'ago del quadrante era balzato a 55. Ora il corpo di Winston grondava di sudore. L'aria gli entrava a forza nei polmoni e ne fuoriusciva sotto forma di lunghi gemiti che non riusciva a trattenere, neanche stringendo i denti. O'Brien lo guardava. Con le quattro dita ancora tese. Riportò la leva alla posizione di prima. Questa volta il dolore si attenuò solo di poco. Quante dita sono, Winston? 4. L'ago salì a 60. Quante dita sono, Winston? 4. 4. Che altro posso dire? L'ago doveva essere risalito di nuovo, ma lui non lo guardò. Era tutto preso dalla visione delle quattro dita e di quel volto duro e severo. Le dita gli si stagliavano davanti come altrettanti pilastri, enormi, indistinte. Sembravano vibrare, ma non c'era dubbio. Erano quattro. Quante dita sono, Winston? Quattro. Basta, basta, ma perché non ti fermi? Sono quattro, quattro. Quante dita sono, Winston? Cinque, cinque, cinque. No, Winston, è inutile. Tu stai mentendo.
Tu credi ancora che siano quattro? Per piacere, quante dita sono? Quattro, cinque, tutto quello che vuoi. Ma basta con questa sofferenza. Do you remember writing in your diary? Freedom is the freedom to say 2 + 2 = 4. Yes. How many fingers am I holding up, Winston? Four. And if the party says there are not four, but five, then how many? No. That's no use. You're lying. How many fingers, please? Four. What else can I say? Five, four, anything you like. Only please stop it. Stop the pain. Ah!